Ecco, siamo a Recanati nello splendido Corso Persiani e abbiamo incontrato i titolari della Finlab, una società che sta in questi giorni, sta anche sulla stampa nazionale, il Verso del Carlino, e loro stessi ci parlano di questa società che sta andando molto bene e è arrivata fino alla City di Londra. Ecco, dottor Pallotta, ci parli di questa Finlab. Ma Finlabo nasce come iniziativa mia e del mio ex compagno di studi Alessandro 10 anni fa ormai, l'iniziativa che nasce da una passione in comune, passione che riguardava la finanza in primis e l'informatica, e sostanzialmente nasce perché mettendo insieme insomma questa curiosità che avevamo sui mercati finanziari, in quanto sia io che lui praticamente avevamo iniziato a gestire i capitali di famiglia, poi ci ha portato praticamente nella pratica a fare diciamo dei nostri programmi, dei nostri software che ci consentivano di essere via via sempre più professionali in questo ambito, dapprima a livello proprio privato, poi successivamente ci siamo presi insomma un po' di appetito anche dal punto di vista imprenditoriale, e quindi abbiamo iniziato a portare avanti questa iniziativa che mano a mano ha fatto poi grandissimi passi. Ecco, Alessandro, figlio di Giuseppe Guzzini, che è stato ricordato nel premio Guzzini poche sere fa all'Anton, ecco, una società che ovviamente è in perfetta armonia con un amico di scuola. Sì, appunto, diciamo, siamo partiti in due, ora siamo praticamente in 15 persone, però devo dire tutti abbastanza giovani ancora, e tutti i ragazzi presi qua dalle università locali, tra l'altro ecco, penso che abbiamo anche una scolarizzazione molto elevata, nel senso che abbiamo un certo numero di economisti piuttosto che laureati in matematica. Chiaramente ecco, nel nostro settore alla fine sono le persone che fanno la differenza, le persone e le idee. E devo dire che nel nostro piccolo, pur operando da Recanati, siamo arrivati a gestire quasi 400 milioni e soprattutto abbiamo delle performance che sono le prime a livello europeo nella nostra categoria, che è quella dei fondi diciamo azionari alternativi. Ecco, diciamo, in un momento poi di grande crisi economica che si è ripetuta e si è reiterata spesso nel tempo. Sì, sicuramente. Allora, noi siamo partiti con Finlab nel 2006 e abbiamo ricevuto poi l'autorizzazione della Banca d'Italia come SIM nel 2008, e quindi diciamo abbiamo attraversato un po' tutta la tempesta perfetta del 2008 prima, del 2011 poi. Devo dire che in realtà tutto questo per noi si è rivelato quasi un vantaggio, perché appunto abbiamo avuto l'intuizione sin dall'inizio di mettere a punto delle strategie di investimento che potessero puntare sia a fare buoni risultati ma anche a proteggere il capitale, e di fatto diciamo la nostra abilità di gestore è venuta fuori proprio durante le crisi peggiori, grazie alla capacità di limitare le perdite e conservare appunto il patrimonio dei nostri clienti, tant'è che appunto il nostro fondo flagship in 10 anni ha guadagnato 86% circa rispetto al mercato azionario, che è ancora in perdita. Ecco, quali sono i vostri clienti, diciamo, istituzionali, privati e anche pubblici? Allora, diciamo, pur essendo nelle Marche, in realtà la maggior parte dei nostri clienti sono istituzioni finanziarie nazionali e devo dire negli ultimi 3-4 anni anche internazionali, perché abbiamo ad esempio diverse banche piuttosto che società, assicurazioni, fondazioni, eccetera. Appunto, direi per il 70% in Italia, ma per un 20-30% ormai anche all'estero. Sui privati pure devo dire comunque abbiamo degli ottimi clienti, possiamo vantare direi alcune delle principali famiglie marchigiane come i nostri clienti, dove però ecco sui privati è davvero lavoriamo senza una rete commerciale, quindi molto basato sul passaparola e sul rapporto molto di fiducia che abbiamo con le nostre famiglie e clienti. Insomma. Andiamo verso diciamo un futuro roseo o un futuro molto ancora difficile? Ma è sempre molto difficile fare delle previsioni accurate, soprattutto come in questo caso qua, in cui ci troviamo, diciamo così, parlando magari del nostro paese e poi del nostro settore, ci troviamo sicuramente in una fase un po' complicata. Ad ogni modo, notiamo che un miglioramento dal punto di vista economico si è visto, seppur è stato molto molto lieve. C'è sicuramente una situazione europea in graduale miglioramento, l'Italia sappiamo
ha dei problemi strutturali che le impediscono di avere una velocità di crescita come quella europea. Tuttavia l'ottimismo lo manteniamo sempre alto, quindi pensiamo che comunque sia, se si riesce ad agganciare un po' più questi fattori di ripresa, che sono soprattutto per lo più internazionali, via via poi potremo assistere anche noi a un miglioramento dal punto di vista economico. Ecco, la politica qualche volta vi ha penalizzato? Ma la politica sicuramente non è molto orientata, diciamo così, alle nuove attività, in particolare in Italia, perché sappiamo che l'Italia non è un terreno molto fertile per le start-up. Infatti tanti giovani italiani, ma non solo, preferiscono magari avviare le proprie attività su altri paesi. Nel nostro settore in particolare poi c'è sempre stato un problema che deriva dal fatto che l'attività finanziaria è sempre stata principalmente di emanazione bancaria, quindi dei grandi sistemi bancari. Noi in realtà abbiamo fatto un'attività che risulta essere, diciamo così, un po' estranea alle nuove attività avviate come startup. Quindi possiamo dire sicuramente che non ne siamo stati favoriti da questo scenario, tuttavia pensiamo anche qua che l'allargamento del mercato, la necessità anche di nuove esigenze, anche l'evoluzione finanziaria che c'è da parte del risparmiatore, soprattutto dopo tutto quello che è successo in questi ultimi anni tra la crisi economica del 2008 e le varie crisi bancarie che abbiamo visto fino agli ultimi giorni. Ecco, tutto ciò porterà sicuramente un po' di evoluzione, anche un po' più di emarginazione dal punto di vista del risparmiatore stesso, insomma.